Dottor Militello, ci parla della PRP. Che cos'è? Salve. Il corpo umano ha una notevole capacità di guarire se stesso e la rigenerazione di un nuovo tessuto si ottiene con la produzione naturale di cellule staminali. Quindi, in questo caso, il plasma ricco di piastrine, che individuiamo con la sigla PRP, prevede l'applicazione di piastrine concentrate ricche di proteine bioattive che rilasciano a loro volta fattori di crescita per stimolare la rigenerazione cellulare e accelerare la riparazione dei tessuti. Come si è utilizzato sino ad oggi? Ma la tecnica PRP è stata inizialmente utilizzata nella guarigione delle ferite o in odontoiatria per il trattamento degli infortuni sportivi, ma il suo utilizzo, devo dire, è andato ben oltre ed è stato ultimamente anche utilizzato per affrontare problemi estetici e anche alcune disfunzioni fisiologiche. Ma come funziona la PRP? Ma il trattamento PRP inizia con un semplice prelievo di sangue e può essere completato più o meno entro un'ora. Il prelievo viene messo in una centrifuga che separa plasma e piastrine dal resto del sangue. Il plasma è ora altamente concentrato, come il viso, il cuoio capelluto, nel nostro caso negli organi sessuali, nei corpi cavernosi e anche però in altri usi come nei muscoli e nelle articolazioni. Praticamente cosa succede? Praticamente cosa succede? Diciamo che biologicamente è come tornare indietro nel tempo, con un orologio che ha le lancette che tornano indietro, perché il nostro tentativo è quello di rigenerare i tessuti. E ciò che era vecchio e danneggiato può diventare nuovo. Ecco quindi che specialmente nella disfunzione elettrica vi è una rigenerazione dei tessuti cavernosi e spesso l'aggressione di placche da endurazione penisplastica. È proprio l'essenza della medicina rigenerativa e la bellezza di questa procedura. Utilizziamo ciò che il nostro corpo produce in modo che il corpo accetti il trattamento senza una reazione o rifiuto.